Carissimi, ma soprattutto carissime, bentornati qui su 80 Passione. Siamo a Times Square, per molti conosciuta come luogo di ritrovo, soprattutto per il Capodanno, quando si fa il conto alla rovescia, ci sono tantissime luci e siamo praticamente all'alba di un nuovo anno. Invece noi siamo al tramonto della nostra vacanza, perché oggi è l'ultimo giorno che trascorreremo qui negli Stati Uniti. Una avventura, un'esperienza straordinaria, lo so, alla fine molte volte uno pensa chissà quanti soldi si spendono per andare in vacanza, ma io ogni volta ne ritorno a casa sempre più arricchito di prima. Questa zona, questo angolo è un pochettino l'equivalente di Piccadilly Circus a Londra. Perché ho deciso di filmare l'ultimo video da questo angolo? Perché alla fine New York è frenetica, New York è nevrotica, New York è caotica, però ricordatevi che gli Stati Uniti sono davvero un mix di esperienze incredibili, ogni stato con una sua identità, con una sua peculiarità e con una sua storia alle spalle. E al momento ho avuto la fortuna di visitare 28 stati, me ne mancano 22 e state sicuri che ci tornerò negli Stati Uniti finché non avrò messo quel tick su tutti e 50 gli stati. Ogni film ha un suo finale, però poi dopo, alla fine, se ha un certo successo, riscuote al botteghino, sicuramente potrebbero fare una parte 2, parte 3, come è stato per Back to the Future. Quindi io vi prometto che non so quando, ma ci tornerò e vi porterò in giro con me alla scoperta di altri stati. In questa vacanza è stata davvero incredibile, siamo partiti dal 5 di agosto dalla Florida, da quel di Miami, una città con tantissimo vibe, con un cuore latino, una città loca, come appunto la chiamano, la città magica, e anche il The Sunshine State. Poi abbiamo attraversato l'Alabama, il Tennessee, la Georgia, la South Carolina, North Carolina, siamo passati attraverso Maryland e poi anche il New Jersey per arrivare attraverso il tunnel di Lincoln Tunnel, famosissimo per chi come me è un grande appassionato dei Sopranos, in quel di New York, la grande mela, la città che non dorme mai. Una città nella quale, nonostante 9 milioni di abitanti, ho avuto la fortuna incredibile di incontrare così, per combinazione, per strada, su Park Avenue, alla sera di una domenica di agosto, il mio eroe di sempre, Rafael Nadal. Mi sembrava quasi di girare un cortometraggio, in quel caso non era scritto e diretto da Woody Allen, ma forse era scritto e diretto dalla mia parente Rose, una donna meravigliosa, una donna davvero con un vissuto incredibile, nata nel lontano 1925, che ha condiviso con me, con mia moglie e con mio figlio tantissime storie meravigliose. Un pochettino la commozione sta prendendo il sopravvento, però questo è il bello anche della diretta. È stato bellissimo poter scoprire tanti aneddoti legati alla storia americana e vari presidenti, e quindi Rose, spero davvero, ti ho promesso di tornare qui a New York. Lei ha detto venite un Natale, perché a Natale New York è davvero speciale. Va bene, allora questo sarà fatto. Quindi non so, non voglio dilungarmi troppo, mi auguro che abbiate insomma vissuto con me, vi siate entusiasmati in questa avventura. L'unico consiglio che vi posso dare: quando venite negli Stati Uniti, non veniteci coi preconcetti, pregiudizi, non vi lasciate influenzare da quello che a volte alcuni personaggi di spicco vi fanno pensare, perché sappiamo che purtroppo tutto il mondo è paese, ci sono politici anche corrotti che però molte volte danno un'immagine, secondo me, sbiadita e sbagliata a livello di identità di un paese, perché gli Stati Uniti saranno sì un paese pieno di contraddizioni, saranno sì un paese che è stato scoperto solo 530 anni fa, però fidatevi, hanno una grandissima anima, hanno un grandissimo vissuto e
tantissime esperienze che voi potrete vivere qui negli Stati Uniti, soprattutto nel classico viaggio on the road. Io chi sono andato, ho avuto la fortuna di visitare anche l'Australia, la Nuova Zelanda, il Giappone, l'India, tanti altri continenti. Come si vive l'on the road negli Stati Uniti? Non si vive da nessuna parte. E poi quando sento dire da persone: ma sei già stato 8 volte negli Stati Uniti, che cosa ci ritorni a fare? Ebbene, voi immaginate, come se voi foste stati in vacanza in Europa, un anno andate in Portogallo, se l'anno dopo decidete di andare in Francia, dopo 2 anni in Italia o dopo 3 anni in Germania, più o meno è lo stesso, perché considerate, da Los Angeles a New York c'è più o meno la stessa distanza che va da Lisbona fino a Mosca in Russia. Quindi anche in quel caso in Europa attraversate tantissimi stati, tantissime città, tantissime culture diverse. Però quello che io non mi stancherò mai di ripetere: possiamo avere abitudini diverse, colore della pelle, religione diverse, ma ricordatevi, il colore del nostro cuore è uguale qualsiasi essere umano, e secondo me il popolo americano ha davvero un grande cuore. Forse in un'altra vita sono nato in questo continente ed è per questo che mi sento così connesso ogni volta che ci ritorno. Con questo è davvero tutto, è un semplice arrivederci, perché negli Stati Uniti ci ritornerò sicuramente, perché come vi ho detto mi mancano ancora 22 stati e li voglio visitare. Con questo è tutto. Vi abbraccio ovunque voi siate. Ogni volta che mi fotografavo su un cartello praticamente che dava il benvenuto a un nuovo stato, utilizzavo sempre queste braccia, allargavo, perché davvero volevo abbracciare, cercare di mettere all'interno del mio cuore il meglio possibile. Con questo è tutto, ci risentiamo presto, alla prossima, e ricordate, viaggiare, viaggiate, viaggiate, vi apre la mente e tornate a casa ancora più liberi e felici e leggeri di quando siete partiti. Con questo è tutto, ci risentiamo alla prossima, ciao!